Bentrovati a Toscana Parlamento, la trasmissione a cura della redazione di Italia 7 dedicata alle attività del Consiglio regionale. Nell'aula del Consiglio regionale è arrivata nuovamente l'inchiesta CheU, quella dedicata naturalmente a scoprire i legami tra infiltrazioni mafiose nello smaltimento dei fanghi di scarto delle concerie, in particolare del Pisano, ed è stato abrogato l'articolo 12 della legge regionale 32 del 2020 sulle disposizioni in materia di depurazione a carattere prevalentemente industriale. Con un voto unanime, l'organo legislativo regionale ha deciso l'abrogazione dell'articolo 12 della legge regionale 32 del 2020 sulle disposizioni in materia di depurazione a carattere prevalentemente industriale. La norma era finita sotto la lente della Procura di Firenze nel merito dell'inchiesta CheU, che cerca di portare luce sulle presunte infiltrazioni mafiose nello smaltimento dei fanghi di scarto delle concerie. L'emendamento approvato nella scorsa legislatura è stato al centro anche di un vivace dibattito politico. Allora, con la nuova legge abbiamo cancellato l'emendamento, quindi siamo ritornati al testo originario, sono stati tolti anche sono stati chiariti alcuni aspetti che davano possibilità di interpretazione. Dal punto di vista pratico nulla, nel senso che poi l'emendamento, come è ben noto, non è stato mai quanto previsto, l'emendamento non è stato mai applicato dai tecnici, quindi non cambia dal punto di vista del regime autorizzatorio che è sempre stato richiesto alle aziende, che continuerà a essere richiesto, e nei prossimi anni 2023 comunque finirà questo sistema delle proroghe. Tutti gli impianti, così come adesso, saranno sottoposti ai regimi autorizzatori che di volta in volta sono necessari per le attività che vengono espanse, aperte, implementate o quant'altro. La vicenda non è chiusa, oggi partono i lavori della commissione d'inchiesta che speriamo faccia luce sui rapporti che ci sono stati, che sono oggetto dell'indagine della direzione distrettuale antimafia. Si tratta di un sistema, quello dei rifiuti in Toscana, che per certi versi si regge da un lato su un sistema particolare degli accordi di programma che derivano dai primi anni 2000 e dall'altra parte su tantissime deroghe di cui beneficiano anche tante troppe discariche. Questo è un sistema che va risolto perché chiaramente lascia aperti spazi alle infiltrazioni di chi offre i propri servizi che servono a smaltire più facilmente e con meno costi, con naturalmente connivenze con la malavita organizzata. E questo non è più tollerabile, perché la Toscana è una terra non soltanto di turismo ma anche di crescita, di sviluppo, e deve garantire ai toscani benessere e non lasciare ai nostri figli un ambiente pieno zeppo di rifiuti sotterrati da tutte le parti. La maggioranza ha tentato di sminuire quello che è successo, perché l'emendamento che è stato presentato lo scorso anno era un emendamento molto tecnico che si inseriva all'interno di una discussione avviata da anni. Rossi e l'ex assessore Fratoni hanno rivendicato di aver sempre detto di no a conciatori. In realtà di no gliel'ha detto l'ARPAT, perché nel passaggio di competenze fra provincia e regione ARPAT verificò che Acquarno stava già scaricando oltre i limiti di legge e per questo impose sia la VIA sia soprattutto l'AIA, cioè l'autorizzazione integrata ambientale. Dopo quella decisione nel 2018 arriva una proposta di legge istruita per facilitare nuovamente gli scarichi e diminuire i controlli. Non abbiamo mai capito perché, l'abbiamo chiesto, la risposta non c'è stata. Resta il fatto che anche in quell'occasione gli uffici dell'ambiente dissero che non era un'operazione corretta. Quell'operazione è stata ripetuta nuovamente nel 2020 con il famoso emendamento a firma di Pieroni e di altri, ma fortunatamente, sempre per l'opposizione degli uffici dell'ambiente della Regione Toscana, quella norma ha avuto un parzialissimo effetto, ovvero sia le aziende le avevano richieste ma gli uffici hanno detto di no ed è nato un contenzioso amministrativo. Oggi l'ha ammesso Gianni, ha detto che con l'esplodere dell'indagine la Giunta ha riesaminato in fretta e furia, in vista anche dell'udienza del 7 di luglio davanti alla Corte Costituzionale, questo tema. Infatti la cosa che colpisce è il silenzio anche della Giunta Rossi dopo che il Consiglio regionale, su proposta dei consiglieri del PD e con voto della maggioranza, aveva modificato la legge con un emendamento che la struttura tecnica aveva già detto essere illegittimo. Quindi non si capisce come mai per oltre un anno praticamente quella norma sia rimasta nel nostro ordinamento, creando confusione, creando aspettative che non potevano essere seguite e naturalmente mettendo sotto i riflettori, cosa che continueremo ad esaminare, il sistema di smaltimento dei reflui in Toscana, che rappresenta un unicum, un sistema del tutto particolare rispetto alla normativa nazionale ed europea.
La cancellazione di questo emendamento era un atto dovuto anche di fronte a tutti i toscani che da 40 giorni stanno ancora aspettando dalla maggioranza, dal Partito Democratico locale e regionale, del perché si è fatto quella che oggi l'ex governatore Enrico Rossi ha definito una sciocchezza, in termini però un po' più enfatici. E soprattutto ha fatto rilevare ancora una volta, cosa che sarà oggetto probabilmente di un'ampia discussione ma in altra sede, che sarà quella del Tribunale, del perché le stesse cose che erano state proposte e bocciate nel 2018 da pareri tecnici sono state di nuovo riproposte nel 2020 con quello che a tutti gli effetti è sembrato essere uno stratagemma, come è stato definito anche dagli organi inquirenti. Ci sono delle giustificazioni da dare ai toscani proprio perché in questo momento non si tratta soltanto di una fragilità di un sistema istituzionale che ormai l'intera Toscana vede come prono per certi versi ad interessi che non sono quelli pubblici, e non parlo soltanto di questo caso, questo purtroppo è quello che appare alle persone, ma soprattutto del perché si sia andati in questa direzione e soprattutto se il problema ambientale rischia di essere molto più grande di quel vaso di Pandora che è appena stato scoperchiato. La ferita politica si sta allargando secondo me sempre di più con una faida che si sta svolgendo all'interno del Partito Democratico e che non sembra sanarsi. Adesso quello che dovrà emergere dal punto di vista istituzionale e politico emergerà dalla commissione d'inchiesta che oggi si insedierà per il primo giorno. E c'è una nota che vorrei fare. Nel 2018, quando c'era una commissione d'inchiesta per il ciclo dei rifiuti e le infiltrazioni mafiose, la Fondazione Caponnetto e altri soggetti misero in guardia dei rischi che c'erano nella regione toscana per questo tipo di infiltrazioni e che venivano anche da una certa modalità di fare politica. Non essere ascoltati probabilmente ha prodotto anche i risultati che vediamo adesso. Il portavoce dell'opposizione Marco Landi chiede che l'ex presidente della giunta regionale Enrico Rossi venga ascoltato dalla commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose del Consiglio che ha mosso i primi passi in settimana. Abbiamo visto anche il segretario regionale Bonafè che ha detto convocherà una direzione per parlare dell'argomento. Finalmente si sono svegliati, finalmente si sono resi conto di questa problematica e la affronteranno internamente, anche perché mi sembra che dalle dichiarazioni dell'ex presidente Rossi qualche cosa che non torna, cioè innanzitutto noi dobbiamo ancora capire qual è stata la ratio per cui quell'emendamento è stato approvato, perché ancora ad oggi non ce l'ha spiegato nessuno. Io oggi in aula come portavoce dell'opposizione ho chiesto che il presidente della commissione d'inchiesta appena nominata, la consigliera Elena Menini, audisca per primo proprio l'ex presidente Rossi perché ci venga a spiegare le motivazioni della ratio politica, perché noi non vogliamo entrare nel merito dell'inchiesta ma vogliamo capire politicamente qual era la ratio di quell'emendamento. Poi sarà la magistratura a dire se quell'emendamento l'ha scritto Pieroni, l'ha scritto un privato, l'ha scritto l'Andrangheta, ma noi vogliamo capire politicamente qual era la ratio di quell'emendamento. In più c'è un fatto anche molto grave, perché sembra che emerga una concezione un po' privatistica della cosa pubblica da parte del PD e in particolare da parte dell'ex presidente Rossi, che oggi dichiara alla stampa il presidente Gianni mi doveva difendere in maniera più forte, perché alla base del consenso grazie al quale lui è stato eletto c'è la giunta Rossi. Allora cos'è questa, una concezione privatistica della cosa pubblica? Stiamo scherzando? È stata approvata a larga maggioranza dal Consiglio regionale della Toscana la prima legge in Italia a tutela dei lavoratori delle piattaforme digitali. Tra questi ovviamente ci sono i ciclofattorini. La sicurezza, la formazione, il controllo, la rappresentanza sindacale. La Toscana apre ai diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali, i cui esempi più lampanti forse sono i ciclofattorini, definiti comunemente riders. Per tutelarli arriva la prima legge in Italia, quella approvata dal Consiglio regionale a larga maggioranza. La proposta era partita dal Presidente del Consiglio, Antonio Mazzeo, primo firmatario del testo, a cui si è aggiunta la firma anche di Diego Petrucci, vicepresidente dell'Aula, esponente di Fratelli d'Italia. Sono orgoglioso che la Toscana sia la prima regione italiana ad aver approvato una legge di questo tipo, una legge che dà più formazione, più tutele, più sicurezza nel mondo del lavoro, che richiede che i nostri uffici della prevenzione delle ASL facciano maggiori controlli in maniera più serrata, che imponga alle aziende di concedere la presenza di un rappresentante per la sicurezza sui luoghi di lavoro, che dia a questi ragazzi, a queste ragazze che ogni giorno portano il cibo o i vestiari a casa nostra, gli diano la possibilità di avere tutto il materiale tecnico che serve per qualunque condizione, sia giorno, notte, pioggia o sole. E non è così.
non è scontato. Noi troppo spesso diamo per scontate tante cose, in realtà questa oggi è una legge di grande dignità e un passo avanti, non so quanto grande o quanto piccolo, ma è un passo avanti rispetto alla tutela del lavoro, e mi piacerebbe che questa legge potesse diventare un modello non solo in Toscana ma in tutte le altre regioni d'Italia. Io penso che sia opportuno che le istituzioni si occupino anche di questi ambiti, perché troppo spesso quando parliamo di lavoro ci limitiamo a quelli che sono, diciamo, le categorie più garantite, i lavoratori a tempo determinato che lavorano in un posto sicuro. Ci sono invece delle forme di lavoro nuove, come appunto quelle dei riders, che sono senza regole, senza garanzie, dei quali nessuno si occupa. Purtroppo gli incidenti sul lavoro sono alla cronaca quotidiana anche in Toscana, e quindi è giusto mettere mano a questo tipo di ambito e a questo tipo di settore. Il testo passato al vaglio della Commissione Sanità prevede la formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, con particolare attenzione al codice della strada e al mezzo di trasporto utilizzato. Le imprese dovranno inoltre fornire dispositivi di sicurezza, abbigliamento consono, tenendo conto dei turni notturni e delle condizioni atmosferiche avverse. Il monitoraggio e il controllo ai fini della prevenzione saranno svolti dalle aziende sanitarie locali. Noi con questa legge operiamo nell'ambito della nostra competenza in materia di tutela e sicurezza sul lavoro e di salute pubblica nel momento in cui il lavoro si svolge in luogo pubblico o aperto al pubblico. Con questa norma, che ripeto rientra in queste competenze e che, nonostante appunto c'è stato un po' di discussione in commissione, ma è chiaro e pacifico sia perché lo dice la norma nazionale sia perché ci sono interpretazioni giurisprudenziali che sono sopraggiunte, che la normativa e l'impianto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro si applicano ai lavoratori delle piattaforme digitali, sia che questi lavoratori siano inquadrati come autonomi o come dipendenti. Abbiamo votato a favore, abbiamo condiviso l'impianto della legge perché riteniamo opportuno dare nuovi diritti, istituire dei principi che possono dare un'opportunità di tutela e di garanzia a delle persone che ovviamente lavorano, che hanno delle opportunità saltuarie di lavoro, ma in quella opportunità ci possa essere la tutela della loro vita, soprattutto in un momento come questo dove molte volte si riscontrano anche dei morti sul lavoro. Le disuguaglianze tra lavoratori sono sempre più crescenti, e anche a fronte di nuove modalità di lavoro, quello con piattaforme digitali, ma dobbiamo pensare anche ai molti lavoratori smart working che hanno comunque necessità per esempio di tutela della loro salute nella modalità differente in cui lavorano. Le sfide che dobbiamo affrontare non soltanto per la pandemia ma anche per un modo di lavorare diverso sono molte. Il governo nazionale è giusto che intervenga per creare omogeneità, ma ben venga laddove ci sono delle buone proposte che anche le regioni si attivino in tal senso. Voto di astensione è stato espresso dal gruppo della Lega. Questa legge mi sembra che sia distante dalle istanze della gente comune, cioè aggrava soltanto una situazione di orpelli burocratici, dove a un certo momento si chiede il responsabile della sicurezza dei lavoratori per una categoria di persone che fa della flessibilità uno dei motivi per cui questa piattaforma digitale dovrebbe essere attivata. Io credo che ci sia l'ennesima distacco tra le cose che facciamo nel palazzo e le cose che facciamo invece nella vita normale. Coinvolgere direttamente studentesse e studenti che si avviano all'esame di maturità in una riflessione sui valori della nostra Costituzione e dello Statuto della Regione Toscana. Il Consiglio regionale ha ristampato insieme due testi fondamentali in una pubblicazione che sarà distribuita nelle scuole e i consiglieri porteranno personalmente in tanti istituti i due testi. I componenti del Consiglio regionale incontreranno, secondo modalità concordate direttamente con le dirigenti scolastiche, gli alunni, gli studenti delle scuole, e in quella sede ci sarà un confronto libero, senza particolari protocolli o formalità, sui principali assi portanti della nostra Carta Costituzionale. Il 2 giugno è la Festa della Repubblica, quest'anno si festeggiano anche i 75 anni dalle prime elezioni a suffragio universale nella storia del nostro Paese, di qui l'iniziativa voluta dall'Ufficio di Presidenza dell'organo legislativo regionale.
Il nostro statuto, lo statuto della Regione Toscana, è la nostra Costituzione, proprio per festeggiare la festa della Repubblica e per mandare un messaggio. Il messaggio che noi mettiamo a disposizione, quella è la nostra storia, le nostre radici, i nostri valori, come piccola cassetta degli attrezzi che ogni ragazzo che terminerà la propria esperienza scolastica, inizierà una fase nuova della propria vita, possa portare sempre con sé. Festeggiare insieme la scuola e le istituzioni, portando ai ragazzi insieme, pensiamo, sia la Costituzione Repubblicana sia lo Statuto della Regione Toscana. Altro segnale fondamentale, si riparte tutti insieme, soltanto una azione sinergica dal punto di vista istituzionale e forte con la presenza può veramente essere determinante per la ripartenza. La Toscana Parlamento è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione dell'Aula del Consiglio regionale della Toscana, la prossima settimana.